veramente ringraziate per essere appunto venute e sono contento che ci siano tantissime facce nuove, io non conosco perché vuol dire che insomma c'è interesse e speriamo stasera di riuscire a interessarvi raccontando un po' quello che abbiamo fatto. La serata di questa sera è pensata per raccontarvi il lavoro di 3 anni e mezzo. Abbiamo scritto proprio 1347, abbiamo contato i giorni di consiglio comunale e di tutto il nostro lavoro. Ecco, io sono molto contento perché è bello parlare di quello che si è fatto, sono contento di poter avere il tempo di raccontare a voi questa sera tutto quello che abbiamo fatto. Naturalmente tutto quello che vi racconteremo io, Gianmarco Novi e Gianmarco Corbetta non è il frutto del lavoro solo nostro, dei relatori della serata, ma è il frutto del lavoro di tante persone che collaborano con il Movimento 5 Stelle, dentro e fuori il Movimento 5 Stelle. È il frutto veramente di un lavoro fatto in rete. Poi la serata fondamentalmente si svolgerà così, ecco. Io dopo lascerò la parola a Gianmarco, che vi racconterà nello specifico le attività del Consiglio Comunale. Farò un intervento io e poi lasceremo spazio anche a Gianmarco Corbetta, che abbiamo pensato di invitare perché Gianmarco Corbetta è il consigliere regionale eletto nella provincia di Monza e Brianza, per chi non lo sapesse, che sta facendo un grandissimo lavoro di collegamento in regione e da solo sta veramente ottenendo dei risultati giganteschi. Quindi abbiamo pensato di invitarlo perché così potremmo sentire dalla sua viva voce quello che sta, insomma, le battaglie che sta portando avanti dentro e fuori il palazzo della regione. Ecco, però c'è una parola fondamentale che riguarda che noi utilizziamo spesso e che anche Beppe Grillo utilizza spesso, che è quella di comunità. Comunità è una parola centrale del Movimento 5 Stelle. Io questa sera vorrei cominciare la serata parlando proprio di comunità e facendo un ricordo di una persona che non è più qui fra noi da un anno, il 14 febbraio, se non sbaglio, ricorrerà l'anniversario. E questa serata io vorrei idealmente dedicarla a Fulvio Varandro. Fulvio è una persona che dalla prima ora ha collaborato con il Movimento 5 Stelle, si è avvicinato al Movimento 5 Stelle monzese e ci ha dato una mano anche nella stesura del programma per quanto riguarda la parte di sicurezza, perché quella era la sua passione, quello era il suo lavoro. Fulvio è appunto mancato tragicamente un anno fa, forse perché non siamo stati abbastanza, non abbiamo saputo essere abbastanza comunità. E quindi io vorrei ricordare e dedicare la serata a Fulvio, anche perché sono sicuro che in qualche modo, idealmente, lui è qui con noi questa sera. Grazie. Non ce lo dimentichiamo in tutta la nostra attività. Quindi Gianmarco adesso ci racconterà un po' del lavoro che abbiamo fatto, un po' sicuramente perché tutto non sarà possibile con un Italia. Stasera raccontarlo tutto, magari lo raccontiamo in pillole. Innanzitutto buonasera a tutti, sono ovviamente felicissimo di essere qui e di vedere così tante persone. 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo iniziato, non avrei pensato di essere ancora qui. Dico sinceramente perché ho preso molto seriamente il fatto che ogni 6 mesi rimettiamo il mandato e ho detto, guarda, insomma, io ero abbastanza fiducioso delle mie capacità, però sentivo anche che le aspettative del gruppo erano molto forti, quindi dico, vediamo come va. Poi dopo un anno mi sono reso conto che devo fare proprio una grande cavolata per farmi buttare fuori, perché probabilmente non c'è nessuno disposto a prendere il mio posto, perché comunque è anche un grande sacrificio, sono oneri ed onori. Troppo se per il lauto stipendio penso che non ci sarebbe nessuno che vorrebbe prendere il mio posto. Va bene,
Scherzi a parte, io quando ho iniziato mi ricordo che dissi all'assemblea, agli attivisti, anche a chi in aula, che sicuramente umilmente già sarebbe stata un'esperienza che mi avrebbe insegnato molto, ed effettivamente così è stato. Ho imparato molto in questi 3 anni e mezzo, ho imparato molto su Monza. Io ho iniziato volendo dare qualcosa al movimento. Dopo 3 anni e mezzo sono molto più legato alla città di Monza che al movimento, sinceramente, perché vivendo le cose dal consiglio comunale ti affezioni, diventano importanti per te, e quindi la città è diventata molto, molto importante per me. Questa è una cosa che, di cui devo ringraziare gli attivisti e il Movimento 5 Stelle. Una delle cose che ho imparato della politica attuale è che si cerca da 30 anni di risolvere i problemi, e in questo specifico momento di crisi sistemica, se vogliamo chiamarla, ancora di risolvere i problemi con gli stessi metodi di 30 anni fa. Questo in alcuni casi può anche andare bene, ma spesso non è così. Appunto, si utilizzano gli stessi sistemi che si utilizzavano 30 anni fa per risolvere i problemi. Pensiamo all'utilizzo di oneri di urbanizzazione per rimpinguare le casse del comune, e quando si fanno delle cose innovative solitamente a rimetterci è chi, diciamo, le fasce che sono più espropriate di democrazia in questo momento, sono queste le fasce che subiscono di più dei cambiamenti che si stanno mettendo in atto per cercare di risolvere i problemi che stiamo affrontando tutti. Problemi che ovviamente a livello nazionale, poi a livello internazionale, nazionale, ma che a livello locale si sentono molto di più, si sentono proprio sulle spalle dei cittadini, perché il comune è comunque l'istituzione che è più di tutte vicine ai cittadini. E, ovviamente queste sono cose che sono anche abbastanza scontate, voi vi state dicendo sì, va bene, okay, lo sappiamo già, ma voi che cosa avete fatto nella sostanza in questi 3 anni e mezzo? Siamo qua per dire cosa abbiamo fatto noi. Noi in questi 3 anni e mezzo abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo portato sicuramente qualcosa di nuovo nel Consiglio Comunale. Io penso che poi da quello che verrà fuori stasera me ne renderete conto anche voi, e credo che indagando bene quello che sta succedendo, anche al di là dell'informazione, quella canonica, vi rendete conto che veramente abbiamo portato qualcosa di nuovo nel Consiglio Comunale di Monza. Noi nel nostro piccolo abbiamo ad esempio iniziato facendo una mozione per far aderire il Comune alla Carta della Città in Bici. Questo perché noi crediamo molto che bisogna concentrarsi sulla mobilità morbida, la mobilità lenta. In questo modo non si risolve soltanto il problema del traffico, che è un problema che comunque ovviamente crea grossi problemi, diciamo, quotidiani. Il traffico genera stress e genera anche dei problemi di salute, perché sappiamo che buona parte degli inquinanti sono dovuti al traffico, i problemi di salute a loro volta provocano problemi economici. Quindi nelle piccole cose, poi fondamentalmente, anche guardando al traffico come un chiamiamolo banale, in realtà non lo è un problema, in realtà dalle piccole cose poi si ha un riscontro molto più ampio, perché quando noi andiamo a risolvere i problemi. Ciao Gianmarco, benvenuto. Corbetta è sicuramente una delle altre persone a cui avrebbe dedicata questa serata, perché se non fosse per lui Monza 5 Stelle non ci sarebbe. Io mi sento personalmente di dirlo tranquillamente. Quando sono arrivato nel movimento lui c'era ed era una colonna importante, e lo è ancora tutt'oggi. Poi avrete modo di conoscerlo se non lo conoscete ancora. Questo per dirvi quello che noi stiamo cercando di fare. Vi ho detto una delle cose che abbiamo fatto all'inizio, vi cito una delle cose che abbiamo fatto proprio di recente. Abbiamo presentato una mozione per chiedere che venga introdotto il referendum propositivo e abrogativo. Anche qui, allora, io sono emozionato, ero emozionato quando ho presentato questa mozione, perché può sembrare una cosa banale, ma in realtà è una restituzione di democrazia ai cittadini, perché
questo è un altro dei grossi problemi che abbiamo nel nostro paese e abbiamo anche nel piccolo, perché nonostante la partecipazione sia ormai diciamo un po' sulla sia un po' sulla bocca di tutti sostanzialmente, di tutti i movimenti, di tutti i partiti politici, noi la partecipazione per noi è uno dei cavalli di battaglia. Noi riteniamo che soltanto con la partecipazione dei cittadini, ma quella vera, si possono risolvere i problemi della città e anche i problemi più grandi. Diciamo che queste sono soltanto alcuni esempi delle cose che mi ha portato il Consiglio Comunale. Sotto il profilo economico, grandi proposte puramente incentivanti del lavoro non ne abbiamo fatte, da una parte perché riteniamo che diciamo che a nostro livello questo tipo di proposte non si possono fare, però diciamo che anche lì nel nostro piccolo quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ovviamente si può sempre fare di più. Ad esempio, una delle prime cose che abbiamo detto, anzi la prima cosa che abbiamo detto entrando in Consiglio Comunale è che si doveva fermare il consumo di suolo. Ora, se pensiamo a fermare il consumo di suolo, diciamo che i soliti ambientalisti, comunque anzi non risolvi il problema del lavoro, avrai meno lavoro, è sbagliato perché fermare il consumo di suolo non vuol dire basta, non si fa più niente, vuol dire buttarsi nell'efficientamento energetico degli edifici. L'efficientamento energetico degli edifici vuol dire tante ristrutturazioni, tante riqualificazioni contro grandi edificazioni. Grandi edificazioni significa lobby della cementificazione. Riqualificazione energetica, ristrutturazione significa tanti piccoli imprenditori, tanti piccoli artigiani che lavorano, che mettono a frutto le loro conoscenze. Tanti piccoli imprenditori che hanno investito nelle nuove tecnologie e che quindi possono vendere i loro prodotti, le loro conoscenze. Anche in questo modo si crea lavoro, soprattutto in questo modo si crea lavoro e lo si può fare anche a livello locale e abbiamo esempi di città dove lo si è fatto. Monza è una città dove oggi si parla di consumo di suolo zero. In realtà diciamo che quello che doveva essere cementificato attraverso una serie di atti trasversali al piano di governo del territorio è stato fatto, già il grosso del suolo libero che si poteva consumare si è già consumato. Spesso si parla di aree verdi che semplicemente perché sono abbandonate o perché hanno una destinazione diversa non sono aree libere, non sono, se è libera, io se vedo un'area libera è libera, è vero che magari qualcuno ha acquisito dei diritti, però è anche vero che si parla sempre, e penso a ragion veduta, di diciamo interessi più ampi in certi casi, quindi l'interesse del singolo che ha acquisito un singolo rispetto all'interesse di una città che invece ha la necessità di essere vivibile, diciamo che insomma, secondo noi va sospesato e in certi casi sicuramente bisognerebbe dare la priorità al benessere della città. Anche in questo caso si può parlare di salute, perché sono dati scientifici che possiamo tutti quanti trovare, spesso sicuramente molti di voi li conosceranno, città altamente cementificate, altamente urbanizzate sono città meno vivibili, sono città dove si ammala di più, ammalarsi è un costo. Cioè è un costo perché lo sappiamo, perché e quindi anche lì diciamo che si ritorna anche lì al tema dell'economia, che è un tema che ovviamente a noi ci interessano temi quelli che riguardano la vita del quotidiano, perché viviamo in una città dove bisogna risolvere i problemi quotidiani, però diciamo che tra il quotidiano c'è anche portare la famiglia a casa, come si dice, quindi insomma anche questo ha una certa importanza. Ad ogni modo, noi tutto quello che abbiamo fatto sotto il profilo istituzionale lo abbiamo conservato in spazi virtuali, in server, e sono diciamo, tutte informazioni che possono essere da chiunque reperite, sia attraverso il sito del Comune di Monza, che è un sito che anche ultimamente è stato aggiornato e quindi è anche ben fatto, ben fruibile, ovviamente c'è sempre da migliorare, però dove si trovano tutte le informazioni,
quello che viene fatto da ogni gruppo consigliare, ma anche iscrivendosi o seguendo il Movimento 5 Stelle, insomma, tutto quello che noi facciamo è sempre disponibile a chiunque per essere consultato, per essere criticato, per essere aggiornato, per essere anche copiato, perché diciamo che una delle nostre caratteristiche, noi lo facciamo, è quello di essere in rete con altri gruppi di Movimento 5 Stelle, ma non solo, se troviamo delle cose interessanti fatte in altri comuni, da altre sigle, da altri movimenti politici, noi le copiamo, le adattiamo a Monza e le presentiamo a Monza, non abbiamo nessuna verità su questo profilo. Il riepilogo, giusto per darvi un'idea, di, visto che siamo qui a rendicontare, mi sembra giusto dire che in 3 anni e mezzo abbiamo presentato 138 interrogazioni, sono un buon numero, ovviamente poi si può dire, vabbè, chissà, magari qualche interrogazione era su perché il cane vicino ha fatto la pipì sotto il mio marciapiede, faccio un esempio un po' stupido tanto per alleggerire qualcosa, però in realtà, appunto, come dicevo, le interrogazioni sono tutte quante, secondo noi, interessanti, sono tutte interrogazioni che sono venute dal territorio, anche noi stessi viviamo su questo territorio proprio perché è uno dei cardini del Movimento 5 Stelle, quindi devi essere della città di dove ti candidi, devi vivere in quella città, quindi noi stessi alcune di queste questioni le vediamo in prima persona, altre sono gli attivisti cittadini che ce le portano. Abbiamo presentato 23 mozioni, le mozioni sono atti che impegnano la giunta, l'amministrazione, il sindaco a fare delle cose, e di queste 23 mozioni 10 sono state approvate, 5 sono state ritirate o trasformate in raccomandazioni nei confronti della giunta. Una è decaduta perché sono passati i termini, diciamo, è passato un periodo talmente lungo per cui la mozione che avevamo presentato a quel punto non aveva più interesse, perché l'amministrazione dovrebbe rispondere e si dovrebbero discutere le mozioni entro 30 giorni dalla presentazione, però questo non avviene, a Monza ci sono anche dei tempi molto lunghi, adesso si sta un po' recuperando, però diciamo che sicuramente è una situazione un po' critica che potrebbe essere governata meglio, anche perché appunto a volte si presentano delle mozioni, quando le vai a presentare, quando le vai a discutere in aula sono già cosa passata, questo diventa un problema, così anche per le interrogazioni. Dicevamo appunto 5 ritirate, una decaduta, 3 sono state respinte, per curiosità sono state respinte, una delle prime che è stata presentata, che poi magari se Nicola vuole dimostrare meglio, che era una mozione che impegnava ad avere criteri di nomina all'interno delle partecipate basate sulla trasparenza, ma soprattutto basate sul curriculum. Questa è stata respinta. L'altra mozione che è stata respinta era una mozione che chiedeva e impegnava la giunta ad introdurre la tariffa puntuale. La tariffa puntuale serve ad arrivare a rifiuti zero e serve anche e soprattutto a avere rispetto dei cittadini che se smaltiscono meglio i loro rifiuti, li separano meglio, è giusto che paghino meno. Questa è una mozione che è stata bocciata. Un'altra mozione che è stata bocciata era quella di chiudere il parco le auto, che per carità noi non avevamo chiesto di chiudere il viale Cavriga come magari qualcuno potrebbe pensare, io personalmente lo chiuderei, però noi avevamo chiesto semplicemente di regolamentare meglio i permessi, perché ci sono, voi se frequentate il parco vedete che a parte il viale Cavriga in tutte le strade ci sono auto che percorrono, ci sono troppi permessi dal nostro punto di vista poco controllati e chiedevamo che fosse fatta una fretta. Anche questa mozione è stata respinta, perché noi eravamo andati molto nel dettaglio e alla giunta si è un po' irrigidita su questo. Apro una parentesi, chiudere via Cavriga per qualcuno può sembrare magari anche una follia. Io però mi immagino quando 30 anni fa il parco era completamente percorribile da automobili, magari per qualcuno era anche una comodità, io la macchina non ce l'avevo, andavo ancora in bicicletta, però poi quando è stato chiuso, insomma, all'inizio qualche fastidio, all'inizio qualche lamentela, però oggi se pensiamo di riaprire la macchina, al parco, a tutte le auto, ci rendiamo conto che è stata una buona scelta, quindi a volte bisogna anche andare un po' contro l'istinto di avere la comodità e quindi andare un po' anche a fare delle scelte un po' coraggiose. Ritornando alle mozioni, erano 23, ne rimangono 4, che sono le 4 che devono essere ancora discusse, una appunto quella che vi dicevo per l'introduzione del referendum abrogativo e propositivo, abrogativo decido io cittadino di abrogare delle norme del comune che non mi piacciono, oppure propositivo decido io cittadino di introdurre delle norme
che mi piacciono, ovviamente rispettando i canoni costituzionali. Il referendum, signori, è una cosa che è prevista dalla Costituzione, non stiamo chiedendo nulla di assurdo. Mozza ha un referendum che è un referendum consultivo, che ha un iter che già ti passa la voglia, infatti credo che sia stato fatto una volta, e poi è consultivo, cioè vuol dire alla fine, dopo che un'assemblea di persone prescelte decide se può andare o non può andare, si fa il referendum e alla fine quello che ne risulta è soltanto un'opinione fondamentalmente, il comune può o non può prenderlo in considerazione. Ovviamente noi referendum chiederemo anche che abbia un quorum basso se non zero, perché chi partecipa decide, chi decide di stare a casa, quindi vuol dire che quella cosa non interessa, chi va e si interessa decide. Quindi se vanno tre persone a votare il referendum, dal mio punto di vista, se il referendum è ben fatto, ben pubblicizzato, ci si informa bene sui motivi di una parte e dell'altra, non vedo perché tre persone non possano decidere se eseguono l'iter. Un'altra delle mozioni che abbiamo presentato, se vado oltre agli altri, è il Consiglio Comunale dei Cittadini. Anche questa è una mozione che abbiamo tra virgolette rubato, ed è una mozione che è sempre, diciamo, nei nostri principi di democrazia partecipativa e diretta, cioè la possibilità di avere per un giorno i cittadini in aula al posto dei consiglieri comunali, cioè di fronte alla giunta, di fronte al sindaco, di fronte all'amministrazione, non più i consiglieri comunali, ma i cittadini che loro stessi rivolgono le domande, le questioni che noi facciamo alla giunta. Abbiamo presentato questa mozione veramente con uno spirito, noi ci crediamo che è una cosa che si possa fare, abbiamo lasciato molto aperta, nel senso di che sia l'amministrazione a decidere poi come si debba svolgere il tutto. Ci sono degli esempi che si possono copiare, non si deve inventare niente, però insomma, appunto, proprio nella volontà che l'amministrazione accetti questa nostra proposta, abbiamo detto decidete voi come farlo, l'importante è che i cittadini una volta al mese vengano in consiglio comunale, vogliamo proprio che vadano in consiglio comunale, che diventino per una volta non avere più dei portavoce, ma essere loro diretti voce di quello che vogliono portare. Un'altra mozione che abbiamo presentato è quella per una riforma del regolamento edilizio, è una piccola riforma, il regolamento edilizio è fermo al 1937, ovviamente ha già avuto degli adeguamenti, però diciamo secondo noi è un po' antiquato. I regolamenti edilizi di oggi prevedono che se tu fai delle nuove costruzioni devi mettere dei parcheggi, se tu fai delle nuove abitazioni devi avere un minimo di box e di parcheggi, se tu fai delle nuovi esercizi commerciali devi avere un minimo di posteggi. Noi vogliamo che prevedano che ci siano un minimo di posti per le biciclette, perché se si vuole veramente creare una città con mobilità a misura d'uomo, ciclabile, che Monza lo permetterebbe e ne avrebbe tanto bisogno, è giusto che si dia un segno anche in questo senso. Quindi tu costruisci un nuovo edificio, devi prevedere che nell'edificio ci sia la rastrelliera, che di fronte all'edificio ci sia la rastrelliera, che ci siano i posti bici, e così anche un adeguamento dei vecchi edifici laddove possibile. Noi non vogliamo burocratizzare o rendere la vita difficile a un condomino o a un condominio, però vogliamo che ci sia questo segno perché si vada in questa direzione. L'ultima mozione che ci resterà da discutere, che credo che sia la prossima in ordine di cronologia, quindi a breve, è la mozione per chiedere di fermare il PIP. Noi solitamente diciamo non è nelle nostre corde presentare mozioni di livello nazionale, questa addirittura internazionale, però in questo caso abbiamo ritenuto importante farlo perché veramente il TTIP, per chi l'ha sentito, questo trattato transnazionale per il commercio è qualcosa che vi assicuro è devastante, devastante per la città di Monza così come per tante altre città. Ci sono delle regole in questo TTIP che se verranno approvate i governi non avranno più potere di sciogliere, cioè saranno degli organismi internazionali a dirimere eventuali controversie, non avremo più la possibilità di avere dei prodotti tipicamente brianzoli perché questi vanno contro la concorrenza, contro la libera concorrenza, cioè cose di questo tipo, quindi è un qualcosa di veramente allucinante. TTIP, se non avete già sentito parlare, informatevi, è un qualcosa che stava per essere approvato grazie all'azione del Movimento 5 Stelle nell'Europarlamento, perché era un qualcosa che era stato secretato, non se ne parlava quando era già in uno stato
molto avanzato di formulazione, siamo riusciti a tirare fuori alcuni documenti, a fare un po' di informazione e c'è stato un rallentamento. Ma gli Stati Uniti e l'Europa, ma soprattutto le lobby statunitensi, americane e europee, hanno deciso che lo vogliono fare, sono anni che ci stanno lavorando, quindi è importante portare attenzione. Noi chiediamo alla Giunta, al Sindaco, di impegnarsi in questo senso, di rivolgersi al Governo dicendo: noi siamo assolutamente contrari a TTIP, non vogliamo che venga attuato, soprattutto vogliamo che certi tipi di regolamentazione abbiano un iter completamente diverso, cioè molto più trasparente, partecipato dai cittadini, cosa che invece il TTIP assolutamente non ha. Alla fine abbiamo presentato anche 23 raccomandazioni. Le raccomandazioni sono una sorta di richiesta di mettere attenzione su determinati temi, alcune mozioni appunto che sono state respinte sono state trasformate in raccomandazioni. Tutti questi nostri documenti presentati in aula sono tutti reperibili e consultabili. Alla fine ho chiuso e lancio il mio solito, lo faccio da sempre, ma perché io credo nel fatto che l'unione faccia la forza e credo che sia importante la partecipazione. La partecipazione la si può fare in mille modi e si può essere attivamente nella vita, e si può essere attivi nella vita politica in mille modi. Qualcuno dice di essere apolitico, non si può essere apolitici, si può essere al limite al massimo apartitici, ma politici non lo si può essere, perché quasi ogni nostra azione ha comunque un ritorno su quello che ci circonda, a raggi, a cerchi più o meno grandi, ma ha un ritorno, quindi automaticamente facciamo della politica qualsiasi cosa facciamo. Io appunto, sì, fin dall'inizio di questa mia avventura, già prima di candidarmi, ma soprattutto quando sono candidato, ho detto: ragazzi, partecipate, perché io da solo non ce la faccio, quindi più siamo e più siamo sicuri di raggiungere l'obiettivo e siamo sicuri di, facendo massa critica, con la trasparenza, con l'onestà che ci contraddistingue, siamo sicuri di arrivare prima all'obiettivo. Più siamo, più partecipiamo, più siamo attivi e più arriviamo prima all'obiettivo, che è quello di creare una rivoluzione culturale, che è quello che ci vuole in questo paese e anche a Monza, quindi nel suo piccolo. La politica dal basso va fatta in tanti modi, va fatta, io lo dico sempre, in questi 3 anni ho avuto modo di approfondirlo, quindi lo dico anche stasera, va fatta anche e soprattutto nei consumi che facciamo. È una cosa difficile da fare, io stesso per primo, ancora stasera sono venuto in automobile e sarei potuto venire in bicicletta. Ho comprato la bicicletta stasera, avevo l'influenza, forse sarebbe stata la prima sera che uscivo in bicicletta, sono sincero, non sono un utilizzatore della bicicletta, però la politica mi ha migliorato, il Movimento 5 Stelle mi ha migliorato anche in questo, cerco di migliorare anche me stesso, perché bisogna farlo, siamo dei limiti, bisogna cercare di superarli. Faccio una parentesi e mi allaccio a un'altra cosa che dicevo prima. A volte il comune, se parla delle scelte coraggiose, deve incentivare la mobilità ciclabile e disincentivare l'automobile, perché spesso è solo così che si ottengono dei risultati. Non è che bisogna vessare i cittadini, all'inizio bisogna disincentivarli ai comportamenti che sono dannosi per la comunità. Io parlo anche per me stesso, se io fossi disincentivato a utilizzare la macchina, probabilmente la bicicletta l'avrei comprato un anno fa anziché comprarla adesso, cioè questo è quello che voglio dire, in questo senso di disincentivare e di educare anche in questo modo le persone. Dicevo, dei consumi e soprattutto nei consumi che sono legati all'alimentazione, perché l'alimentazione è strettamente collegata alla sostenibilità sia ambientale, sia economica, sia sociale. È un argomento molto difficile da affrontare, molto lungo, quindi io stasera diciamo vi dico soltanto quello che è un po'. Che mi è successo in questi 3 anni e mezzo, però appunto prima dicevo siate attivi politicamente anche quando andate a fare la spesa nei vostri consumi, siate attivi politicamente quando fate la spesa, fate molta attenzione a quello che mettete nel carrello, soprattutto a quello che mangiate e a cosa ci sta dietro a quello che mangiate. Grillo è una battaglia che è iniziato tanti anni fa, aveva scritto un libro, la porta ancora avanti oggi. Quindi è anche una battaglia del Movimento 5 Stelle. Si possono fare
si può dare un grande contributo facendo piccoli gesti. Io non vado in bicicletta, sto attento a quello che compro, poi adesso sto anche attento a come mi muovo. Vi saluto, lascio la parola agli altri, poi sarò felicissimo di rispondere alle vostre domande.